Decliniamo ora insieme un nome di questa categoria, che è cervical cervicalis, il cuscino. Nominativo singolare, cervical, il cuscino. Genitivo singolare, cervicalis, del cuscino. Dativo, cervicali, al cuscino. Accusativo, cervical, poiché è un nome neutro, l'accusativo e il vocativo coincidono col nominativo, quindi cervical, il cuscino, complemento oggetto, vocativo, cervical o cuscino, ablativo, cervicali, con il cuscino, per mezzo del cuscino, complementi indiretti pari. Esaminiamo il plurale. Il nominativo plurale è cervicalia, i cuscini. Genitivo cervicalium, dei cuscini. Dativo cervicalibus, ai cuscini. Accusativo uguale al nominativo, cervicalia, i cuscini. Vocativo uguale anch'esso al nominativo, cervicalia o cuscini. Ablativo cervicalibus, con i cuscini, attraverso i cuscini, a causa dei cuscini. Vari complementi indiretti. Cosa possiamo notare di diverso rispetto agli altri gruppi che abbiamo studiato? Qual è la particolarità di questi nomi? Per quel che riguarda il singolare, notiamo innanzitutto che l'ablativo singolare esce in I, anziché in E, come negli altri nomi. Per quel che riguarda invece il plurale, notiamo che il nominativo, l'accusativo e il vocativo plurali escono in IA e non in A, come negli altri nomi. Per il resto, essi, i nomi di questa categoria, sono in tutto e per tutto simili ai nomi il cui tema finisce in vocale, perché hanno il genitivo in ium. Le altre desinenze coincidono con le desinenze della terza declinazione in generale. Ricapitoliamo. Esaminiamo questa frase, in mari pisces natant. Abbiamo qui un nome della terza declinazione neutro, il cui tema finisce in vocale, che è mare maris, il mare. Qual è la particolarità? L'ablativo singolare in I. Nel mare nuotano i pesci. I nomi neutri in E alar, questa è la regola, hanno l'ablativo singolare in I. L'altra peculiarità, come abbiamo visto, riguarda il plurale, nominativo, accusativo e vocativo plurale. Pisces maria amant, i pesci amano i mari. I nomi neutri in E alar hanno il nominativo, accusativo, vocativo plurale in IA.